Un'iniziativa che vuole un po' sensibilizzare tutta la popolazione reggina sulla difficoltà dei servizi sociali alle persone deboli, alle fasce deboli della popolazione del nostro territorio. Servizi, tanti servizi che stanno morendo, che non si riescono quasi più a gestire perché l'ente committente non riesce a pagare, non mi riferisco solo all'ASL, ai servizi che sono in convenzione con l'ASL, di cui si parla tanto per il rischio che viene minacciato di fallimento, di dichiarazione di fallimento, ma anche i servizi che sono convenzionati con l'amministrazione comunale. Peraltro pochi ormai ridotti al minimo, bilancio comunale non riesce più a coprire quasi nessun servizio ormai in convenzione con il comune, si riesce solo a mantenere quei servizi che hanno come dire, la copertura nei fondi regionali o in quelli nazionali, come per esempio i fondi della ex legge 285 del 97 dell'infanzia e dell'adolescenza. Poi a marzo avete incontrato il sindaco e il comune, quali promesse vi sono state fatte e come si è sviluppata? Abbiamo incontrato il sindaco dopo aver incontrato più volte gli organi centrali dell'assessorato ai servizi sociali, l'assessore, il dirigente e vari funzionari. E incontri che peraltro sono stati ripresi anche successivamente, che sono tuttora in atto. E comunque in questi incontri noi dichiaravamo appunto le nostre difficoltà a poter mantenere servizi che non vengono coperti dal dovuto, dalle spettanze finanziarie dell'ente committente, e le promesse ci sono sempre, non vi preoccupate, per adesso ci sono le difficoltà oggettive dell'amministrazione comunale, ma in ogni caso i servizi rimangono, noi vogliamo che rimangano, copriremo le spese, pagheremo a tempo, però tuttora nulla si muove, diciamo. Nulla si muove, di tanto in tanto vengono pagate delle mensilità, come ultimamente una quindicina di giorni fa sono state pagate due mensilità molto molto vecchie, due mensilità, ma con fondi nazionali, non del bilancio comunale, quindi non so cosa aspettarci. E in ogni caso questa manifestazione di stasera vuole essere un po' una sensibilizzazione sia agli organi amministrativi sia alla popolazione per la difficoltà dei servizi sociali nella nostra città, ma anche vuole essere uno scuotimento a che si muova l'interesse verso i soggetti più deboli, perché è scaduto, noi lo verifichiamo, lo tocchiamo con mano, questa attenzione ai più deboli. Basta poco, in effetti noi abbiamo pensato cosa possiamo fare intanto al di là delle difficoltà, abbiamo avviato una raccolta fondi per comprare delle giostrine per i bambini disabili, un po' ripetendo un'esperienza che noi stiamo facendo all'interno di una nostra ludoteca, il Funny Club, dove abbiamo attrezzato un'area proprio per i bambini disabili. Ecco, vorremmo comprare delle giostrine da inserire in un luogo pubblico per tutti i bambini disabili. Abbiamo pensato la Villa Comunale, ad esempio, ma potrebbe essere qualsiasi altra piazza un po' controllata, voglio dire, per comprare queste giostrine per i bambini. Per questo ci sarà oggi una raccolta fondi. Continua questa raccolta che abbiamo già avviato online.